divertente. Questa macchina è così figa. Piano. Ancora un po'. Wow, l'hai visto? Che cos'è? Ehi, voglio scoprirlo. E sarà tutto mio. Mi chiedo cosa sia. Eh? Una pistola che spara portali. Che figo! Pow, pow! Wow, incredibile! E adesso? No, ti prego! Addio! C'è ancora una cosa da fare. Pow! Eh? Cos'è successo? Wow. Come ho fatto? Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Oh, siete qui! Voglio del cibo. Di che tipo? Fammi pensare. Aspetta, voglio cioccolato. Possiamo farcela. So cosa fare. Devo solo fare una telefonata. Pronto, ho bisogno del tuo aiuto. Ora devo solo aspettare. Ehi, ma stai barando? Ho un'idea. Ho degli ingredienti speciali. Li tengo per le emergenze. Adesso mi torneranno super utili. Guarda tutto quel cioccolato. Non ci posso credere. Ho tutto ciò di cui ho bisogno. Mi servirà un piatto grande. Ho già sciolto del cioccolato verde e lo verserò sul piatto. È così bello. Ora devo stenderlo. Voglio uno strato uniforme. Coprirò il piatto intero. Adesso aggiungo del cioccolato giallo e mescolo i due colori insieme. Wow, guarda! È un'opera d'arte. Ma posso fare di meglio. Aggiungerò gli zuccherini. Wow, ma è fantastico! Lo mangerei subito! Perfetto, no? E io cosa farò? Questo cioccolato è noioso! Lo so! Facciamolo! Cambierò il colore! Lo farò blu! Oh sì! Ora è più figo! Mi piace! Ho finito! Sono soddisfatto! Perché ci sta mettendo così tanto? Eccolo qui! Non vedo l'ora di aprirla! È esattamente ciò di cui ho bisogno, vincerò di sicuro. Sono così felice. Ehi, abbiamo finito. Ah, giusto in tempo. Vediamo cosa hai. Ta-da! È il sogno di ogni goloso. Wow, ottimo lavoro. E tu? Ho fatto del cioccolato blu. Ok. Tocca a te. Spero ti piaccia, ha un profumo delizioso. Molto bene, avete vinto tutti. Wow, hai sentito? Adesso mangiamo. Non vedo l'ora. Aspetta. Wow, non ci posso credere. Ah, che strano. Fammi assaggiare. La mia faccia è verde. Che diavolo? Io passo. Non sai che ti perdi. Dove è andato? Cosa dobbiamo fare? Oh, volevo divertirmi. Aspetta, guarda! Wow, è magia! Dammi, dammi! Che buoni che sono! Ma manca qualcosa! Dovete condirli! Oh, ottima idea! Che ci vuole? E so cosa usare! Il mio lecca-lecca! È perfetto! O forse no! Non funziona! Ah, forse con questo lo devo solo spremere! Verserò il liquido sui waffle! Sembra buono! Come faccio a fare di meglio? Quello cos'è? Che bontà! Mi è venuta un'idea. È ora di diventare creativi. Appiccicherò un adesivo sul dentifricio. Facciamolo. Ehi, ragazzina! Vorresti delle caramelle? Ce l'ho proprio qui. Davvero? Sì, ti piacerà? Wow, facciamo a cambio! Speravo che lo dicessi. Devo andare! Mi dispiace per te, è tutto mio. Ci sta benissimo sui waffle. Ho la colina in bocca. Che ci vuole? Guardate cosa so fare io. Ho dello sciroppo rosso. Ancora, ce ne deve andare ancora. Ora va molto meglio. Voglio continuare. Forse è troppo. Continua a fuoriuscire. Oh no, no, smetti, aiuto, aiuto. Cosa stai facendo? Sto facendo un casino. Oh, un piccolo aiuto? Oh, wow! Non preoccuparti. Lascia che ti aiuti. È buonissimo! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Oh, wow! È perfetto per un picnic. Alla mia salute! Oh, niente. C'è qualcuno qui? Giuro di aver sentito qualcosa.
Ehi, eccolo di nuovo! Guarda! Oh, è bloccato! E adesso? Questi palloncini mi aiuteranno! Ci sono quasi! Perfetto, sì! Piccolo gattino, ecco qualcosa per te! Guarda come sale! Tieni duro, ok? Tra poco potrai saltare dentro, non avere paura! Vai, vai, sì, così! Eccoti qui! Ora sei al sicuro! Ti amo già così tanto! Finalmente un venerdì sera tutto per me! Ma cosa? Il mio divano sta diventando peloso? Per caso sono tuoi? Ah, meno male che ho questo! Fatto! Molto meglio! Ma come? Sono ovunque! Buongiorno! Vediamo di far sparire questo alito pesante! Cosa? Ma com'è possibile? Allora, cattivo gattaccio! Il mio pasto preferito della giornata, la colazione! Oh, non è possibile, dai! Questa storia deve finire! Forse ho trovato un modo! Sì, sai cosa fare? Ok! Oh, grazie! È perfetto! Ti piace? Saluta il tuo nuovo migliore amico! Ora i tuoi peli sono qui invece che su tutte le mie cose! Aspetta, credo di poterli riutilizzare! Li metterò tutti insieme! Guarda qui, è un piccolo cappello da baseball! Adesso sarai il gatto più stiloso del quartiere! Oh, le vecchie abitudini sono dure a morire, immagino! Come sono buone! Potrei mangiarne un milione! Oh, piccolino! Molly, guarda! Poveretto! Pensi che voglia un po' di cioccolato? Vieni qui, micino! Sono tutte per te! Non le vuoi? Non credo che gli piacciano i dolci. Fammi provare con qualcos'altro. Forse è più un tipo da caramelle gommose. No, forse no. Ma certo, come ho fatto a non pensarci? I gatti mangiano pesce! Sì! Ecco a te! Ehi, neanche questo ti piace? Davvero non so che fare. Aspetta un momento! Ah! Oh? Ecco qui la soluzione! Ma che cos'è? Lo useremo con la pasta di pesce! È il momento dello spettacolo! Così mangerà un solo boccone alla volta! Ecco il primo contatto! Oh, bravo ragazzo! Che dolce! Si sta leccando le labbra! Siamo le ragazze che sussurrano ai gatti! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Senti, lo sai che la tua felpa ha un aspetto trasandato? Dovremmo sistemarlo! Fermo! Cos'è questo sapore? Ho sbagliato! Sto solo scherzando! È una lingua finta! Ci hai creduto? No, vabbè! Sei perfetto, gattino! Potrei abbracciarti per tutto il giorno! Sei morbido e coccoloso! Oh, guarda il mio vestito! C'è pelo dappertutto! Che schifo! Devo fare una telefonata! Ho bisogno del tuo aiuto! Che disastro! Hai chiamato? Questo non va bene! Ho proprio quello che fa per te! Questo piccolo oggetto raccoglierà tutto il pelo! Non rimarrà nemmeno un pelo! Fidati di me! L'ho già fatto in passato! Wow, è incredibile! Questo è un gatto molto peloso! Che schifo, allontanalo da me! Aspetta! Cosa stai facendo? L'ho fatto per te! Wow, sei un genio! Te lo sei meritato, grazie! Non ringraziare me, ringrazia il gadget! Sei così bella! Voglio dire, guardati, sei proprio come me, ma con più capelli! Ehi, massaggiatore? Sì, signora? Mi sento un po' tesa! Oh, soldi! La mia cosa preferita, eliminiamo lo stress. Non vedo l'ora. Ecco, perfetto. Più tosta. Molto meglio.
Oh, un'altra cosa! Eh? Ti sei scordato il gatto! Cosa? Beh, se la mette così... sarebbe un piacere! Quanto può essere difficile? Come ci si sente? Piuttosto bene, eh? Aspetta, mi stanno chiamando qualcuno! Scusi, sono impegnata a fare un massaggio a un gatto! Hai sentito bene, un gatto! Mi dispiace, devo andare, ci vediamo! Ma... voglio un rimborso! Sapevo, l'avresti detto! Dai, ridammeli! Ma mi piacciono i soldi! Aspetta, potrei avere qualcosa per te! Eh? Che cosa è questo? Aspetta un attimo! Guarda come va! È proprio quello di cui ho bisogno! Vogliamo provare? Niente male! Potrei provarlo più tardi! Ti piace? Ti rilassa? Tu meriti il meglio! Oh, ciao! Sono Emily di Go Here! Questo massaggiatore per gatti è perfetto per le fusa! Non perdete l'occasione! Ordinate subito il vostro! Il vostro gatto sarà felinissimo! È meraviglioso! Terribile questa pubblicità, ma quel massaggiatore per gatti sembra molto carino! Dovremmo assolutamente prenderlo! Aspetta lì! Devo mettere mano alla mia riserva segreta di denaro! Ah, eccolo qui! Ma mi servirà di più! Presi! So che ce ne sono altri qui intorno! Venite fuori! Probabilmente dovrei comprare un salvadanaio, ma questo sembra un sistema migliore! Direi che ci siamo! Quanto ho? Non molto! Mi dispiace, Micio, niente massaggiatore per te! Oh, ho un'idea! Torno subito! Guarda qui il tuo massaggiatore personale! Ti piacerà? È una tecnologia all'avanguardia, il futuro è finalmente arrivato! No, sto solo scherzando, è la mia mano! È meglio di qualsiasi altro strumento! Oh sì, questo è il bello! Guarda, ne ho un altro proprio qui! Ah... ottimo! Ora mi spazzolo i capelli! Una rapida passata sul viso! Non ti preoccupare, non ci vorrà molto! Ecco, così va meglio! Non ne ho più bisogno! Quale borsa devo prendere? Oh, carina! Non sono sicura! No, passo! Questa la adoro! Ma l'ho usata la settimana scorsa! Oh, ma certo! Questa è quella perfetta! È chic ed elegante! Ha abbastanza spazio per tutte le mie cose! La preparo! Avrò sicuramente bisogno di soldi! Ecco! Che altro? L'oro non basta mai! Oddio, quanto pesa! E ora, la cosa più importante! Non posso dimenticarmi di te! Mettiti comodo! È una camera con vista! Direi che ci siamo! Ehi, maggiordomo! Stiamo per uscire! Sì, signora? Oh, certo, signora! Non vengo pagato abbastanza per questo! Finiamola con questa storia, sei adorabile! Meglio fare lo zaino! Devo prendere solo l'essenziale! Vediamo! Avrò bisogno di questo! Ah, questo simpatico panda giocattolo, questo viene con me! E ultimo ma non meno importante... il mio migliore amico! Entra nel sacco! È un po' stretto! Ti chiudiamo la cerniera! Ho la sensazione che ho dimenticato qualcosa! Fermo lì! Non ci metterò molto! Ho quasi lasciato il tuo cuscino, eh? Non c'era un gatto qui dentro! È uno zaino magico! Oh, c'è un buco di lato! Pensi di poter scappare? Vieni qui! Non possiamo usare di nuovo quello zaino! Oh, lo so! Avrei dovuto pensarci prima! Metti la testa fuori da qui! È accogliente! Ma non fare la cacca! Ehi, smettila! Torna indietro! Questo fa il solletico! No, non andare lì! Dico sul serio! Ok, forse è stata una pessima idea! Aspetta, ci penso io! Posso usare questa ciotola? Beh, metà! Sarà perfetta! Cosa sto aspettando? Facciamolo! Appoggio lo zaino su una superficie piana. Metto qui la ciotola. Poi ci disegno intorno. Ho fatto dei cerchi più piccoli sul fondo della borsa. Ora li taglio. Devo solo seguire lo schema. Non dovrebbe essere troppo difficile. Poi ho bisogno di una pistola per colla a caldo. Applicherò la colla intorno al bordo del foro. Ho tagliato un cerchio dal feltro giallo. Ho fatto dei piccoli triangoli lungo tutto il perimetro.
Lo faccio anche con gli altri cerchi. Ora mi servirà la ciotola. Lo metterò nello zaino, devo metterlo in sicurezza. Ripiegherò i triangolini. Aggiungo un goccio di colla e lo incollo alla ciotola. Giro intorno a ciascun triangolo incollandolo in posizione. Ora faccio due triangoli gialli. Li metto qui. Ecco, ha un aspetto fantastico. Viaggerai con stile. Che ne pensi? So che ti piacerà. Puoi vedere tutto. Oh, è fantastico. Stai benissimo. Andiamo. Oddio, ma quanto pesi? Devo iniziare ad allenarmi. Ah, questa sì che è vita. Passare il tempo con il proprio cane. C'è di meglio? Nulla, direi. Aspetta, cos'è stato? Non sei stato tu! Qualcuno avrà una sorpresa! Forza, andiamo! Forza, andiamo! Ma quanto sei bravo! Sono così felice! Niente può rovinare questo momento! Eh? Che cos'è? Che schifo! Beh, non posso lasciarlo lì! Devo pulire! Per fortuna sono sempre preparata! Il sacchetto va sopra qui! Forza! Prenderò la cacca e senza sporcarmi le mani! Facilissimo! Accidenti, che schifo! Può finire nella spazzatura! Il mio lavoro qui è finito! Ottimo lavoro, amico! Andiamo! No, quello è il mio unicorno! Ah, oh, il bello addormentato! Questa è la mia occasione! Devo svegliarlo! Speriamo funzioni! Guarda! Ehi, che cosa è successo? Che male! Devo essermi appisolato! Oh, una bibita! Proprio quello di cui ho bisogno! Ah, rinfrescante! Ah, che ti guardi? Stai cercando di dirmi qualcosa? Aspetta! Oh, ti si è rotto il collare! Dobbiamo risolvere questo problema! Mi serviranno dei soldi! Non va bene! Mi dispiace, sono al verde! Oh, beh, aspetta! Ho un'idea! Sì, potrebbe funzionare! Mi serviranno le linguette di un sacco di lattine di soda! Ora le infilo in un laccio di scarpe e inserisco il laccio in entrambi i fori! Ne metto un'altra, poi devo far passare di nuovo il laccio! Proprio così! Farò lo stesso dall'altra parte, poi stringo forte, poi posso aggiungere altre linguette! Lo farò per tutta la lunghezza del laccio! Direi che ci siamo! Ehi, guarda un po'! Ti ho fatto un collarino! Spero ti piaccia! Vediamo com'è! Wow, è la misura perfetta! Oh, ti sto da Dio, te lo meriti! Che ne dici di questi orecchini? No! Questa collana è molto bella! È così scintillante! Mi sta benissimo! Oh, ehi, ragazza! Vuoi la mia collana? Ok, hai sempre avuto un ottimo gusto! Vediamo... non saprei! Proverò a fare qualcos'altro! Non sei fan delle perle, eh? Ci deve essere qualcosa che si può indossare e se giochiamo? Vai a prendere la palla? No! Cosa ho fatto? Verrà un bel bernoccolo. Stai bene? Non lo farò più, ve lo prometto. Aspetta un attimo, forse posso usare queste palline soffici. Stai pensando quello che penso io? Saranno un ottimo accessorio per il cane. Per prima cosa prendo ago e filo, spingo l'ago nelle palline, poi tiro il filo. Ho fatto un nodo all'estremità per evitare che si sfilino. Ora aggiungo altre palline. Alternerò i colori. Voglio riempire l'intera stringa. Ora faccio un cerchio, in questo modo si legheranno le estremità. Wow, mi piace! Ecco qua! È bellissimo! Lo sapevo, sei davvero adorabile! Ma lo sei sempre! Dai! Aspetta, qualcuno mi sta chiamando! Eh? È Emily! Mi ero dimenticato che sarebbe venuta! Non posso farle vedere questo disastro, devo pulire! E velocemente! Cosa sto aspettando? Quanto può essere difficile? Sembra meglio! In arrivo! Ecco, questo dovrebbe bastare! Cosa c'è dopo? Questo deve finire nella spazzatura! Direi che è tutto! Ce l'ho fatta! Aspetta, cos'è? Guarda quanti peli, sono tantissimi! E c'è un solo colpevole! Sei tu! Come hai potuto tradirmi in questo modo? Non ho tempo! Aspetta, so cosa fare!
Spruzzo acqua su questo guanto di gomma. Devo assicurarmi che sia bagnato, poi raccolgo i peli. Wow, funziona! Perché non ci ho pensato prima? È così facile e veloce. Questo dovrebbe bastare. Oh, Emily! Metto qui i peli, mi comporterò in modo naturale. Ciao, Emily! Non vedevo l'ora di vederti. Oh, patatine, ne prendo una, eh? Ma che? Oh, Matthew! Cosa sta succedendo? Posso spiegare? Gnom! Che strano! Ti senti bene? Sì, ma forse devo lavarmi i denti. È meglio che mi prepari per la festa, ho tante cose da fare! Carinissimi! Ecco qua! E ora la torta! Ah, che buon profumo! Mi fa venire fame! È meglio che mi prepari! Adoro i cappelli da festa! Sono così divertenti! Sto bene! Direi che ci siamo! Non vedo l'ora! Abbracciami! Ci divertiremo un mondo! Lo so e basta! Oh no, il mio vestito! È pieno di peli! È un disastro! E la festa sta per iniziare! Cosa devo fare? Sarà super imbarazzante! Guardatela! La festa è rovinata! Eh? Che cos'è? Puoi aiutarmi? Vuoi che ti segua? Allora? Oh, cos'è questo? Mi hai fatto un regalo! Non avresti dovuto! Sei troppo buono con me! Ok, lo apro! No, non ci credo! È proprio quello di cui ho bisogno! Guardate qui, amici! Lo apro e lo passo sul vestito! Raccoglie tutti i peli! È un piccolo gadget super pratico! Il mio vestito è come nuovo! Non devo preoccuparmi! Ecco qua! Wow, niente più peli! Prontissimi per la festa! E non vedo l'ora! Cosa farei senza di te? Mindy, ce l'hai fatta! Non me la sarei mai persa! Buon compleanno! Che bel cagnolino! Lo so, vero? Sei il migliore! Cosa stai facendo tu qui? Hai fame? Penso che potrei avere del cibo! Non credo che i cani dovrebbero mangiare le mentine, scusami! Stai lì, torno subito! Lo sto facendo per il cane! Ecco che vado! Ah, un altro giorno a spendere soldi! Ma come sei bello! Aspetta, ho delle prelibatezze nella mia borsa! Guarda cos'ho! Non c'è niente qui dentro! Huh? Oh, non dare retta a quella poveretta! Ehi, l'ho visto io per prima! Vieni con me! Noi abbiamo una connessione! Non esiste! Lui è mio! Si merita una vita migliore! Vedi? Ora sembra felice! Mettilo giù! Cosa sta succedendo? Oh, che cos'è tutto questo? Vado io per prima! Oh, della pasta! Facile! Ci penso io! Ecco cosa mi serve! Mangio la pasta ogni estate quando vado in Italia! L'ho messa nella pentola, vedi? Dovrebbe bastare e ora aspetterò! È bello avere un po' di tempo per me! Senti questo odore! Oh no, la mia pasta! Non è andata secondo i piani! Ma è cotta! Anche se è un po' croccante! Fai finta di non aver visto niente, tocca a me! Wow, del pollo crudo! Beh, cosa dovrei farci? Aspetta, io lo so! Ehi, questo è per te! Quel gatto è il miglior chef che io conosca! Oh, ma bisogna prima massaggiare il pollo! A me servirebbe proprio un bel massaggio, poi bisogna spennellarci del burro fuso, aggiungerò del condimento e poi lo arrostirò! Wow, è incredibile! Cosa... cos'è questo? Dovevi aiutarmi! Devo fare una telefonata! Mamma, ho bisogno del tuo aiuto! Spero che funzioni! La mamma è qui e ti ha preparato un pollo delizioso! Ora dammi un bacio! Mamma! Che figura! Oh, questo lo prenderò io! È meglio della pasta bruciata! Questo è per te! Ti amo, dolcezza! Questo è perfetto! Vedi, non servono degli chef sofisticati! Vincerò sicuramente questo round! Beh, ci provo!
Che ansia! Sì! Non posso dire di essere sorpresa! Posso iniziare io, per favore? Ok. Che delusione! Tu cos'hai? Scopriamolo! Bene! Amo il profumo del pane appena sfornato! Ok, credo proprio che farò un panino. Adesso aggiungerò la lattuga. Questa carne sembra così squisita. E naturalmente serve del formaggio, perfetto. È ora di assaggiare. Wow, è così buono. Ehi! Cosa c'è ora? Oh! Au, cos'è stato? Occhio! È per il cane! Oh, giusto. Lo sapevo. Lo stavo solo testando. Certo, e io cosa farò? Non ho soldi per gli ingredienti. Cos'è questo? Un minuscolo pezzo di pane. Posso usarlo. Meglio di niente. Ho bisogno di qualcos'altro, però. Oh! Posso prendere gli avanzi di Sunny. Metterò la carne sul pane e ci aggiungerò questo piccolo pezzo di lattuga. Non è molto appetitoso. Ma quello sì! Il formaggio, non il topo. Dove ti credi di andare, Topolino? Quel formaggio è mio! È mio! Ti darò un altro pezzo più tardi. Ok, ho il mio mini formaggio e una mini grattugia. È ora di finire il mio mini panino. Non sta venendo così male, sono abbastanza orgogliosa. Gelosa? Come no? Ok, è il momento del giudizio. La vittoria è così ovvia. Woohoo! Va bene, siamo pari. Pronta? 1, 2, 3, via! È uno scherzo! Dov'è il cibo? Un barattolo di latta! Solo? Devo indovinare cosa c'è dentro. La prossima volta sarai più fortunata. Dei sacchetti dorati. Vediamo cosa c'è dentro. Cos'è? Beh, è disgustoso. Che schifo. Stai scherzando, vero? Ah, ho capito. È il tuo compleanno. Vediamo cosa c'è qui dentro. Forza! È stata dura. Come puoi mangiare questa roba? Aprirò gli altri sacchetti. Sarà un'ottima torta di compleanno per cani. Sarà divertente. Spalmerò il cibo per cani. Sta venendo molto bene. Ho bisogno che abbia un bel aspetto. Questi biscotti saranno delle ottime decorazioni. Ecco, una torta di compleanno per cani. È un'ottima idea imprenditoriale, sarei ricca. È incredibile. Come va, Sunny? Ho finalmente finito. Oh no, non sembra invitante. Spero che il gusto sia migliore dell'aspetto. Ho un'idea. L'oro migliora tutto. Spero. Lo metterò qui. Wow, Lily, è fantastico. Il tuo piatto sembra interessante. Ok, vediamo chi vince questo round. Ho una brutta sensazione. Oh, gli piace il mio! Vinco io, lo sapevo! Vai pure! Speravo lo dicessi! Ok, ma non è divertente! Aspetta, so io cosa fare! Tengo sempre una scorta segreta di cibo per le emergenze! Un solo chicco di riso! Me ne servirà molto di più! Torno subito! Questo potrebbe tornarmi utile! Ce n'è ancora! Questa scrivania è così disordinata, ma ho ottenuto altro riso! Cosa stai facendo? Adesso vedrai! Ho un piano! Devo cuocere il riso! Per fortuna ho questi! Metterò il riso nella pentola, poi lo mescolerò! Ok, sembra buono! Devo fare delle palline! Perfetta! Non male, eh? Oh, quasi dimenticavo! Ho bisogno di qualcos'altro! Io lo so! Ehi! Mi servono le bacchette! Ta-da! Tocca a te!
Ok. Riso crudo. Cosa ci faccio? Ora basta. Pronto, vorrei ordinare a domicilio. Adesso. Cosa dovrei farci con questa? Oh, beh, posso provarci almeno. Odio pescare. In realtà è abbastanza rilassante. Ho preso qualcosa. Spero sia un pesce grosso. Wow, guarda questo pesce rosso. Mi puoi aiutare? Ti lascerò andare. Sushi, eccoci, apparisci. Wow, guarda quanto sushi. È davvero impressionante. Vediamo come va. Non avevo alcun dubbio. Beh, io ho fatto del mio meglio. Tesoro, che bello sentirti! E dai, vai lì, Fluffy! La mamma deve fare una telefonata, dimmi un po', spettegoliamo! L'ha fatto davvero? Non ci credo! Questo gelato è delizioso! Wow! Aiuto! Aia! Che male! Almeno ho ancora il mio gelato! No, nessuno vuole un gelato al gusto cacca! Non posso mangiarlo! Chi è stato? Credo di saperlo. Sei stato tu. A noi due, palla di pelo. Ok, cagnolino, mi devi un gelato. E lo voglio ora. Scusi, signora. Aspetta. Cosa vuoi? Voglio un gelato! Il tuo cane ha fatto la cacca, sono cadute e per poco non mi mangiavo la cacca. Oh, tesoro, che strano! Non ho tempo per questo, ho da fare. Andiamo, Mandy. Aspetta, cos'è stato? Oddio, le mie scarpe! Che schifo! Ora sì che è divertente! Che schifezza! Ehi, vieni qui! Sta parlando con me! Sono un po' occupato! Mi prende in giro? C'è cacca ovunque! Deve fare qualcosa! Non è lavoro mio! Cosa? Ah, ho capito! Sta provando a negoziare, eh? Ok, credo di poterla accontentare. Se la mette così, signora, ci penso io ad aiutarla. Sono pronto per ogni situazione, tipo emergenze con la cacca. Aspetti, che devo farci con questo? Non si aspetterà mica che lo raccolga da sola. Non sono pronta per fare questa roba. Ecco qua. Prendo un sacchetto. E fin qui tutto ok. Poi credo che vada messo qui. E ora raccogliamo la cacca. Beh, non credo a quello che sto facendo. Presa! Teo non è stato così male, per fortuna non mi ha visto nessuno. Ora devo solo sbarazzarmene. Wow, posso fare tutto? Fluffy, vieni da mamma. Ecco, bravo cagnolino. Chi è il cane più bravo del mondo? Tu, sì, sei tu. Mi hai vista? Non sono mai stata così fiera. Wow, questo libro è pazzesco. Aspetta, cos'è tutta questa roba? Che disastro! Non capisco. Era in ordine quando sono andata via? Che strano. Oh no, il cuscino si è rovinato. Che è successo? Aspetta, qui c'è il tuo zampino. Alza la tua zampa. Guardati, tutto innocente. C'è solo una cosa da fare qui. Dobbiamo tagliare quelle unghiette. Hai fatto troppi danni. Non ti farò male. Ehi, dove vai? Basta, dico sul serio! Non voglio fare cardio! E dai! La situazione è ridicola! Non puoi sfuggirmi! Ok, mollo, sono troppo fuori forma! Deve esserci un modo più facile! Uno che non implica allenarsi! Aspetta, so cosa fare! Non mi serve più questa maschera, mi serve invece questo pezzo di pellicola! Me lo metto attorno alla testa! Ora mi serve un cucchiaio di cibo per cani! Dovrebbe bastare! Lo metto sulla pellicola! Lo spalmo per bene! Ok, ci sono! Ehi, guarda un po'! Dai, assaggia! Ti piace? Ecco qua, mangia tutto! E mentre tu mangi... ti taglio le unghie. Non potrai più distruggere nemmeno mezzo cuscino. Vorrei averci pensato prima. E siamo tutti contenti. Abbiamo fatto. Aspetta, questo è meglio toglierlo. Non voglio saperne di mangime. Che male, mi sono persa il cane.
Dove sei? Sei qui? No, niente. In questa pianta. Pensavo fossi lì. Pensa dove può essere. Mi scusi, ha visto il mio cane? No, mi spiace. Senza di lui sono persa. Cosa farò? Ho il cuore spezzato. Probabilmente è tutto solo e spaventato. Ehi, ho trovato il tuo cane. Eccolo. Oddio, grazie! Amo il lieto fine! Come hai fatto a sapere che dovevi portarlo qui dal collare? C'è l'indirizzo dietro. Molto utile. Oh, giusto, mi ero dimenticata. Grazie ancora. Sono contenta di averti fatto un collare. Riempi un cupcake con della sabbia. Faccio un'impronta con la zampa. Uso della colla rosa per l'impronta. Che carina! Ok, ho quasi finito. Ora cambio colla. Per il resto uso quella trasparente, tutto intorno all'impronta, così. Ho quasi finito. E ora aspetto si asciughi. Lo giro e rimuovo il pirottino. Ora tolgo la sabbia. Devo fare attenzione, non voglio tagliare la colla. Guarda, è perfetto! Non mi scappi più! Lo so, tesoro! Anche il gatto ha caldo! Non ti preoccupare, Mickey, so cosa fare! Devo spremerti addosso del limone! Mamma! Che c'è? Non vuoi sentirti meglio? Oh, come aspro! Proviamo qualcos'altro! Devo pensarci! Oh sì, taglio queste cipolle a metà! E mi serve dell'aglio! Che devo farci? Vabbè, buttiamo giù! Beh, disgustoso! Continua? Bravissima! Aspetta, anche il gatto lo vuole! Oh, scusa! Ecco qua! Ecco, te lo metto nella ciotola, guarda! Lo so, ma mangia e basta! Oh! Ehi, mangia quell'aglio! Che aspetti? Ottimo! Che strano! Almeno a qualcuno piace! Devo sbrigarmi! L'ultimo spicchio d'aglio! Spero funzioni! Aspetta, senti questo odore! Oddio, come puzza il tuo alito! Non si può! Ora ti lavo i denti! Presto avrai un alito profumato! Mettiti a tuo agio! Andrà tutto bene! Ancora lo sento! Ho il tuo spazzolino proprio qui! Apri bene! Iniziamo! Com'è? Direi che abbiamo finito! Aspetta, sento ancora la puzza! Sono io! Meglio se me li lavo io i denti! Tutta colpa della mamma! Ci metto un secondo! Ah, molto meglio! Potrebbe essere stato imbarazzante! Vediamo! Menta! E il nostro lavoro è finito! Come sei coccolone! Dai, andiamo! Vediamo cosa sta facendo la mamma! Meglio prepararmi per la scuola! Eh? Cos'è stato? Ehi, che ci fa qui la tua ciotola d'acqua? Oh, è vuota! Non va bene! Aspettami, te la riempio! Un po' d'acqua! La riempio tutta! Mi sa che hai una gran sete, ecco qua! Vai, bevila tutta! Bravo, cagnolino! Sei adorabile! Sono sul divano se hai bisogno di altro! Devo farmi la borsa! Su cosa mi sono seduta? Ma che... com'è possibile? Cioè, hai già bevuto tutto? Ok, te ne prendo altra! Per fortuna sai andare al bagno da solo! Meglio annaffiare le piante! Aspetta! Non può essere! Che ci fa la tua ciotola qui? Non guardarmi così! E va bene, la riempio di nuovo! Oh, e dai! Sta diventando ridicolo! Mi sembra un gioco, dai! Ma che succede? Come fai a farlo ogni volta? Non posso continuare così tutto il giorno! Ho da fare io! Come baci bene Justin, ma il tuo alito, bleh! Non sei Justin? Ehi, dove stai andando? Avrei dovuto saperlo! Ok, ti do di nuovo l'acqua! Questa però è l'ultima volta, ok? Bene! Oh no, è ora!
Sono in ritardo, devo scappare. Fiu, ce l'ho fatta. Metto questi libri nell'armadietto. Che bello allenamento. Oh, ehi, Mickey. Oh, no. No! Pensavo facessi yoga con me stamattina. Mickey, la mia cagnolina sta per finire l'acqua. Come potrei fare? Sarà assetatissima. Sono una bruttissima persona. No! Non posso permettere che succeda. Devo andare. Sei qui. Che sollievo. Mi dispiace tanto. Non ti lascerò mai più senza acqua. Promesso. So cosa fare. Devo fare una chiamata. Pronto? Sì, ho bisogno del tuo aiuto. Grazie. Ah, già? Wow, super veloce! Questo risolverà tutti i miei problemi. Una piccola fontanella. Dobbiamo riempirla. Sei un cane proprio assetato, eh? Poi ci serve molta acqua e poi ci rimetto questo sopra, perfetta e carina. Come te! E non devo continuare a riempirla. Oh, ti piace! Avrei dovuto pensarci prima. Avrebbe reso tutto più semplice. Ora hai tutta l'acqua che ti serve. Sono proprio soddisfatta. E ora è meglio tornare a scuola. È stato divertente. Avresti dovuto esserci. Aspetta, ti richiamo. Oh, che bel cagnolino. Che ci fai lì? Non hai una casa. Oh, è tutto ok. Guarda che begli occhioni. Sei adorabile. Vuoi venire a casa mia? Ho sempre voluto un animale domestico. Oh, come sei carino. Diventeremo migliori amici. Me lo sento. Oddio, guarda la mia mano, è sporchissima. Devi farti un bagno. No, non entrare. Quanto mi prende questo film. Aspetta, c'è qualcuno lì? Mi pareva di aver sentito qualcosa. Ce l'abbiamo fatta. La mamma non ha minimamente idea che siamo qui. Ti metto nella vasca. È tutto ok, non avere paura. Dopo sarai tutto bello e pulito. E profumerai tantissimo. Amo questo shampoo. Riempiamo la vasca. Ehi! Non devi bertela. E vabbè, fai come se fossi a casa tua. Perché sento odore di pelo di cane? Che strano. Dovrebbe essere ok. Ecco, come alla spa dei cani. Sei proprio fortunato. Amo le bolle. Concentrati, Mandy. Ti piace, eh? Com'è? L'acqua è abbastanza calda? Rilassati, te lo meriti. Ma che... Un cane? No, impossibile. Meglio vedere dov'è Mandy. È l'ora dello scrub. Che succede qui? Non farlo. Ciao mamma, quanto tempo? Devi usare questo, semplificherà tutto. Attacchi questa estremità al rubinetto. Stringi bene, se no perde. E il pettinino sulla tua mano. Apri il rubinetto. E anche un soffione. E pulisci allo stesso tempo. Al cane piace un sacco. E siamo tutti contenti. Wow, questo cucciolone è sporco. Ma andrà tutto bene, fra poco sarai pulito. Mi sto divertendo. Abbiamo quasi finito. Grazie, mamma. Aspetta, sei come il cane ora. Davvero? Grazie, mamma. Ora dobbiamo asciugarlo. Com'è carino. E ora pulirai la vasca, giusto? Dovremmo farlo. Ha un aspetto inquietante. Dov'è il tuo senso dell'avventura? Hai ragione, andiamo. Ma wow! Guarda tutte queste cose. Chi ci viveva? Non lo so. È stato abbandonato per anni. Aspetta, che cos'è? Non ci credo, è un criceto! È blu incandescente! Ah! Ehi, scusa, guarda qui! Cosa? Che cos'è? Ah, quella scatola è viva! È un mostro! Non lo so, ma fai attenzione! Ecco! Oh, che cucciolo adorabile! Possiamo tenerlo! Ti chiamerò Daisy! Qui è come un negozio di animali! Ehi, piccoletto, stai bene? Vieni qui, non ti farò del male! Dobbiamo darti un nome! Hai l'aria da stuzzichino! Devi essere spaventato e solo! Cosa sta succedendo? Ehi, dove siamo? Non lo so. Ma ora siamo qui, tutti noi! Capito? Siamo una famiglia! Sarà fantastico!
Dov'è finito stuzzichino? No, non è qui dentro! Non è abbastanza carino. Niente, non si trova. Non è sotto la sedia. Hai visto stuzzichino? Aspetta un attimo. Aspetta! Cosa? Oh, c'è mancato poco. Pensavo di averti perso. Devo metterti in un posto sicuro. Wow, guarda quell'acquario! Che belli! Idea! Non ho idea di come abbia fatto. Ma non mi lamento. Puoi entrare qui, stuzzichino. Dovrebbe essere a prova di fuga. Mi dispiace per l'odore di pesce, non è molto adatto ai criceti. Devo renderlo più confortevole. So cosa fare. Serve una mano di vernice. Dipingerò le onde sul vetro. Ti piace, stuzzichino? Resta lì, Daisy. Puoi fare un po' di shopping. Questo sito ti piacerà. Le scarpe non sono mai abbastanza. Ricorda, vacci piano con la mia carta di credito. No, non ti tira su il morale. Oh, ok, ti preparo un posto dove dormire. Sarà top! Wow, sarebbe perfetto per un barbecue! Ehi, Daisy, guarda qui! Fai come se fossi a casa tua, che ne pensi? Spero ti piaccia! Lo sapevo! Non preoccuparti, stuzzichino, ho quasi finito. Voglio che sia perfetto, te lo meriti! Ok, ho finito! Wow, Sunny, ottimo lavoro! Grazie, mi piace molto quello che hai fatto con l'acquario. Stai bene lì dentro, stuzzichino? Sembri annoiato, ti serve un po' di intrattenimento. Vuoi guardare un film? No? Sei più un criceto da libro? Ok. Chissà. So cosa fare, devo solo inventarmi qualcosa. Wow, ha funzionato, è un piccolo scivolo per criceti. Ok, so che non c'è acqua. Vai, prova. Wow, che coraggio! Continua così! Ti divertirai un sacco! So che è alto, ma credimi, ti piacerà! Ecco fatto! Non vuoi scendere dallo scivolo! Non ti preoccupare, si può fare molto di più! Wow, davvero temerario! Stai attento, stuzzichino! Sei così coraggioso! Ciao, Sunny! Oh, wow! Ma Daisy non ci starebbe! Forse posso fare qualcosa per lei! Fammi pensare, ci deve essere qualcosa che posso usare! Cosa c'è qui dentro? Sembra interessante. Ma non è proprio il nostro stile. Avrà bisogno di un rinnovamento. Mettiamoci al lavoro. Per prima cosa mi serve la vernice spray. Naturalmente sto usando il rosso. Sembra già meglio. Sono un artista con la bomboletta spray. Ora abbiamo bisogno di decalcomanie. Wow, fuoco! Che trasformazione! Si abbina alla tua casa. Ok, salta. Dovremmo fare un giro di prova. Tieniti forte, si gira! Che giornata, ho bisogno di un pisolino. Ehi, smettila, mi fai il solletico. Sto cercando di dormire. Non succederà mai. Qual è la grande idea? Smettila! Devi andare a letto. Puoi sognare il formaggio o qualsiasi cosa mangi nei criceti. Ecco fatto! Oh, non ha un bell'aspetto. Bisogna nuotare per raggiungerlo. È meglio che non avvicinarsi a quei denti. Sto scherzando, è un letto. È così morbido e accogliente. Sarai così comodo. E forse riuscirò a dormire un po'. Spero che tu non russi, stuzzichino. Ehi, vuoi abbassare la voce? Stiamo cercando di dormire. Hai mai avuto la sensazione che qualcuno ti stia osservando? Oh, sei tu, Daisy! Non riesci a dormire, eh? Conosco la sensazione! Hai bisogno di stare nel tuo letto! Aspetta, ti aiuto io! Ecco fatto! Ora chiudi gli occhi! Questo è il mio maglione preferito! È coperto di peli di cane! Lo metterò via più tardi! Sono troppo stanca in questo momento! Devo farmi una dormitina! Buonanotte, Daisy! No, Lily, non farlo. Metti giù l'estintore. Aspetta, quello non è un estintore, è un unicorno. Cos'è stato? Cosa stai facendo, Daisy? Hai preso di nuovo il mio maglione. Ah, deve piacerti molto. Non c'è problema, puoi tenerlo, ma prima devo apportare alcune modifiche. Rivolterò il maglione al contrario, poi prendo ago e filo. È ora di esercitarmi nel cucito. Voglio creare una cucitura lungo la parte superiore del maglione e passerò da un braccio all'altro così. Una volta terminato, lo riempio con...
con il ripieno, questo lo renderà morbidissimo, voglio riempirlo completamente, un altro po'. Poi farò lo stesso con le braccia. Daisy lo adorerà. Cucirò i polsini una volta pieno, poi ripiegherò le braccia intorno al maglione, è un'ottima cuccia per cani, sarà come dormire su una nuvola. Salta su, Daisy! Che invidia! Vorrei che il mio letto fosse così comodo. Ok, dormiamo un po'. Sono esausta dopo tutto questo lavoro. Sogni d'oro! Adoro le patatine! Ehi, non guardarmi così! Cosa c'è? Vuoi una patatina? Questo è cibo per umani! Non farmi gli occhi da cucciolo! Bene, allora ti porterò del cibo, ma le patatine sono mie. Innanzitutto è necessaria una ciotola per il cibo. E so come dovrebbe essere indietro, sto per scaldare la situazione. Aspetta, ecco che arriva. Wow, guarda un po'! Questa non è una vecchia ciotola noiosa, è un vulcano! E indovina cos'ho? Riempio la ciotola, avrai fame! È un'eruzione di cibo per cani! Woohoo! Guardala! C'è così tanto! Ti viene l'acquolina in bocca! Che aspetti? Entra! Ricorda di non mangiarlo tutto in una volta! Oh, bravo cagnolino! Sembra buono! Forse dovrei dare qualcosa da mangiare a Stuzzichino! Cosa mangiano i criceti? Ordinerò una pizza? No, ho un'idea migliore! Preparerò un banchetto! Avremo bisogno di un posto dove servirlo! Ecco, perfetto! Ora posso riempirli con il vostro cibo. Lo chef ha creato qualcosa di speciale per te. È garantito. Delizierà le tue papille gustative. Buon appetito. Ti piace la mia cucina? Sono così felice. Di solito brucio tutto. C'è dell'altro. Fammi sapere se vuoi un dolce. Ho del gelato delizioso. No, non sei goloso di dolci. Davvero? Non sai che ti perdi. Ma non è un problema. Ehi, ricordati le buone maniere. Non salire sul tavolo. Sai cosa? Fallo! Ho fatto molto di peggio! Che fame che hai! Lo vedi, Sunny? La 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 la! Ti piace, Daisy? Come va, Lily? La vita non è mai stata così bella! Wow, sembra buono, Sunny! Ma wow! Oh, che gentile! Ma non hai ancora visto nulla! Spacchiamo! Ciudidu! Oh sì! Continua! Tutto questo ballo mi fa sudare! E ora, a solo! È il momento del gran finale! Shalala! Fa molto caldo qui dentro! Potresti aprire una finestra o qualcosa del genere? È come una sauna! Ho bisogno di acqua ghiacciata! Aspetta! Stuzzichino, stai bene? Non preoccuparti, ti calmerò io! Come stai? Meglio? Sì, torno subito. Guarda qui. Questo ti aiuterà a mantenere l'idratazione. È una fontanella personale a misura di criceto. La metto qui. Bevi. Ecco, bravo, piccolo. Mi sento molto meglio. E sembra che Sunny si sia fermata. È una buona idea. Avrai bisogno di bere anche tu, Daisy. Ok, non abbaiare così, sto pensando, aspetta, ci sono! Dammi un secondo, spero che funzioni! Ci siamo quasi! Wow, è fantastico! Si abbina alla ciotolina, è tutta una questione di estetica! Mamma mia, avevi sete, sono felice di aver fatto qualcosa! Direi che ci siamo! Ti senti a casa, Stuzzichino, che gioia! Ti meriti solo il meglio. Farei qualsiasi cosa per te. Come va, Daisy? Stai comoda? Certo che sì. Guarda questo tappetino per cani. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. E vai, dammi un bacio a Stuzzichino. Sorpresa, qualunque cosa tu voglia è tua, cara. Oh, ma è vuota. Chi è il più carino? Anche questa è vuota. Tranquilla, tesoro, andrà tutto bene. Prova laggiù. Oh, è così adorabile. Voglio questo cucciolo qui. Allora sarà tuo. Ha bisogno di fare un bagno. Mi serve il colluttorio, andiamo. Ti voglio così bene. Oh no, ci sono i paparazzi. Niente foto avvoltoi. Assicuratevi almeno di prendere il mio lato migliore.
La via è libera. Facciamolo. Occhio! Sapevo che avrei dovuto trovare un nuovo partner. Entra e basta. Ehi, questo posto è carino. Andiamo. Oh! Ho rischiato di farmi male. Per fortuna sono atterrato di testa. Ci siamo. Staremo a posto per tutta la vita. Afferra tutto ciò che puoi. Questi fiori sono deliziosi. Che stai facendo? È così gommoso. Stiamo cercando gli oggetti di valore. Oh, scusa, capo. C'è dell'altro oro laggiù. Sbrigati, prendi tutto quello che puoi. Sul serio? Persino la conoscenza è preziosa. L'hai visto? Cos'è? Non lo so, ma ho paura, tienimi! Andiamocene da qui, muoviti! Sbrigati! Oh, che sta succedendo? Stai bene, tesoro? Oh cielo, che casino! Cos'è successo qui? Oh tesoro, eccoti! Il mio dolce cucciolo, stai bene? Ma ero così preoccupata. Perché la finestra è aperta? Shh, fa silenzio! Ah! Ehi tesoro, chi è il miglior cane? Tu lo sei? Ho un regalo speciale per te. Nient'altro che il meglio per te. Buon appetito, eh? Oh! Immagino che tu avessi molta fame. Ah! Oh, insomma, come ci sei arrivato lassù? Hai spaventato il tuo vecchio. Ok, puoi averne ancora un po'. Ancora? Eccoti qui. Oh, tesoro, devi masticare il cibo. Tesoro, sono pronta. Che cosa ho appena calpestato? Oh, non ricordo che questo fosse qui. Perché sento l'odore di cacca? Oh, che schifo! Oh, ce ne sono altre. Vanno da quella parte. Immagino che devo seguirle. Che odoraccio! Sta diventando sempre più forte. Oh, devo liberarmene! Tesoro deve imparare dove fare i bisogni. Aspetta. Non è mica male. Le ragazze al centro estetico saranno così gelose. Ecco a te, tesoro. Mangia. La mamma ha bisogno di altri anelli d'oro. È semplicemente divino. Ma dobbiamo fare qualcosa per l'odore. Una piccola pennellata qui. Sto davvero catturando la tua bellezza interiore, tesoro. Meraviglioso. Ciao, caro. Dai un abbraccio alla mamma. Finalmente il mio capolavoro è completo. Tesoro, ti piace? È il tuo lavoro migliore finora. Dovrebbe essere in una galleria. Che ne pensi, tesoro? No, preferisci gli acquarelli? Mi dispiace, tesoro. È un critico così duro. Ups! Oh, guarda che ho fatto. Ho fatto del mio meglio, è così scioccante. Vai giù, tesoro. Tranquillo, caro, puoi sempre acquistare dell'arte. Hai ragione, voglio dire, sono ricco. Ma guarda! Tesoro, sei un genio! È sbalorditivo! Basta guardarlo, lui è il talento naturale! L'idea del bianco e nero è semplicemente perfetto! Oh, è davvero meraviglioso! Mi tocca nel profondo! Accidenti! Oh, ciao! Tesoro! Oh, tesoro, è davvero stupendo! Ti mettiamo qui comodo! È il momento delle coccole! Ne avevo proprio bisogno! Ah, mi fai il solletico! Quanto mi piace la manichina! Adoro questo stile, sto troppo bene! L'ultima moda direttamente da Parigi! Oh, sei bellissimo! La mamma ti ama così tanto! L'ho fatto ancora una volta! Ah, te li sei guadagnati!
Controllerò solo che ci sia tutto. Tesoro, manca qualcosina. Amo il mio lavoro. Ciao. Stiamo uscendo adesso dal centro estetico. Pranzo, mi sembra meraviglioso. Tesoro, cucciolo, torna qui. Oh, dove è andato, tesoro? Oh no. Tesoro, esci da lì. Stai rovinando il tuo look. Oh, che schifo. Mi sono appena fatta le unghie. Che schifo. Vieni qui. La tua bella pelliccia è ricoperta di spazzatura. Questo è il motivo per cui assumo persone per fare queste cose. Ok, è ora di divertirsi. Puoi andare a prendere questo osso? Pronto? Va a prenderlo. Non di nuovo, ne abbiamo già parlato. Lo so. Ha chiamato, signora? Oh, bene, sei qui. Ho bisogno che tu prenda quest'osso. Sto cercando di addestrare tesoro. Va a prenderlo. Vedi, tesoro, è così che si fa. Preso, signora. Va bene così. Dallo a tesoro. Bravo, ragazzo. Vuoi provare anche tu? Ok, proviamo di nuovo. Ecco a te, tesoro. Tocca a te. In arrivo, signore. Ecco a lei, signore. Va bene così, signore. È soddisfacente. Sto facendo del mio meglio, signore. Sono così orgogliosa di te, tesoro. E di te. Mi piace, grazie, signore. Ciao ragazzi, ho pensato di andare online per condividere questo splendido look. La la la, tesoro, sei così carino. Oh, guardate. Sei il miglior cane di sempre. Oh, wow! Ah, quanti mi piace! Aspetta, che sta succedendo? Potrei baciarti tutto il giorno, sei così morbido e soffice. Ho capito, mi è venuta un'idea. Wow, è fantastico! Siamo famosi! Intendo, tesoro, tu sei famoso. Ho sempre voluto essere una pop star. Ti amano tutti, tesoro. Sei il miglior cane di sempre. E avremo anche il 10% su tutte le vendite. Stiamo facendo così tanti soldi. Molto bene, facciamo l'appello. Gina? Oh, presente, bene. E Mickey? Sono qui. Eccellente. E vediamo. Matthew, ci sei? Vediamo, sei in classe? Oh, eccoti. Bene. Un secondo. Oh mio Dio! Ma che cosa è svenuto? Che è successo? Ah, giusto. Ah. Bene, quella è l'aula, ma c'è un cartello che proibisce di portare animali. Noi però sappiamo come farla franca, vero Melon? Super, sei invisibile adesso. Quale modo migliore per intrufolarti? Usiamo la tecnologia del camaleonte. Bene, ecco l'attrezzatura necessaria. Prepariamoci ad agire. Andiamo. Ora sono pronto per il cappuccio. Sì, premiamo il pulsante. Fatto, sono invisibile, come Melon, il camaleonte. Sì, fantastico. Ora intrufoliamoci in classe. Devo comunque fare silenzio. Non voglio che la prof mi scopra. Ai, oh no, spero di non essermi tradito. Eh? Cos'era quel rumore? Non vedo nessuno. Probabilmente nulla. Forse l'ho immaginato. Oh sì, ci sono. Ci è mancato poco, davvero poco. Ok, spostiamoci. Devo fare più attenzione. Oh no, ho fatto male a mangiare quel burrito a pranzo. La mia pancia. Ora mi sento meglio.
Cosa? Cos'è questo odore? Sono io? No, non credo. Forse è la spazzatura. È incredibile che riesca sempre a farla franca. Avrò dei superpoteri o sono una super spia? Ecco la porta, sono quasi dentro. Mi basterà aprirla. Si è aperta da sola? Non credo. Sì, ce l'ho fatta. Sono in classe. Grazie per l'aiuto, Melon. Riposati un po' sul banco. E non dire in giro come ci siamo riusciti. Sono pronta per ginnastica. Sembra non ci sia nessuno. Perfetto, vediamo. Non è quello che mi serve. Ecco un'altra maglietta, ma non mi serve neanche questa. Eccolo qui. La mia palla da football. Non posso farne a meno, perché in realtà è un trasportino segreto per la mia piccolina, Charlotte. Oh, mi piacciono gli studenti in anticipo. Oh, sì, certo. Vedo che sei già pronta. Oh, ma guarda, hai una palla da football. Forza, un bel passaggio al prof. Meglio di no. Cosa? Dai, passa qui. Forza. Insomma, dammela, adesso. No, è mia, non voglio. Smettila di comportarti così. È solo un pallone. Cosa? Cos'è questa? Una zip? No, no, non va per niente bene. Cos'è questo? Che dovrebbe nascondere questa palla? Aspetti, è vuoto? Oh no! Beh, ecco il tuo pallone, diciamo. Charlotte, dove sei? Dove ti sei cacciata? Deve essere per forza qui intorno. Non è qui. Che fine ha fatto? Aspetta, quella laggiù è seta di ragno? Mi basterà seguirla. Mi condurrà da lei. Non ci credo che sia allontanata. Deve essere entrata in quest'aula. Oh, oh no. Adesso ho un grosso problema. No, 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 Charlotte. Che avevamo detto sull'intrappolare le persone? Tirami fuori di qui! Oh, mi scusi, prof. Oh, eccoti qua, Charlotte. Piccola canaglia. Cos'hai qui? Un gatto? Oh no! Conosci le regole? Niente animali in classe. Non posso fare eccezioni. Lo devi portare via. Ok, va bene. Che facciamo, Gino Gattino? È così cattivo! Non ci credo che non ti voglia in classe. Aspetta. Guarda questo soprammobile, e ho anche uno zaino. Potrei farcela. Ok, zaino, mezza sfera e matita. Traccerò il contorno della sfera sullo zaino. Molto bene, una linea ben definita. Poi tagliamo il cerchio. Prossimo passo, la colla. Ne metto un po' intorno alla parte tagliata. Ce ne vuole un bel po' per quello che ho in mente. Molto bene, dovrebbe andare. Ora mettiamo la mezza sfera sulla colla e abbelliamo con delle decorazioni. Perfetto, bellissimo. Va nello zaino, Gino Gattino. Ti porterò in spalla. Tu potrai guardare fuori se vorrai. Salve, sono tornata, pronta per la lezione. Non è che hai ancora quel gatto con te, vero? Beh, non lo vedo. Credo tu sia a posto. Sì, sono riuscita a entrare con lo zaino. E con te, Gino Gattino. Oh mio Dio, il tuo gatto è così bello. Oh no, arriva il prof. Presto, nascondilo, prima che lui lo veda. Va bene, credo sia ora di iniziare. Oh, spero non trovi il tuo gatto. Bene, cominciamo. Dovrebbe essere al sicuro.
non sospetta di nulla. Oh mio Dio, Gino, dove sei? Va tutto bene, calmati, lo troveremo. Oh, guarda laggiù, in fondo. Gino Gattino, no, che stai facendo sulla cattedra? Oh, cos'è questo trambusto? Succede qualcosa che dovrei sapere? Eh? Cos'è questo? Un gatto! Sapevo che non dovevo fidarmi. Mi scusi? Questa lezione è così noiosa. Sì, molto bene. La lezione è finita. Finalmente si mangia. Ho una fame. Speriamo di avere qualcosa di buono. Oh, guarda cosa ha lei. È tutto il giorno che aspetto questo momento. Gnam. Che c'è? Perché mi fissi? Ho solo tanta fame. Ok, allora mangia il tuo pranzo. Oh, aspetta, guarda qui. Non è il mio pranzo, ma la mia nuova tartarughina. Oh mio Dio, quanto è piccola e carina. Sì, non potevo lasciarla a casa da sola. Oh no, il prof sta guardando. Fa finta di mangiare, se no si insospettisce. Perché non stai mangiando? Oh, va bene. Credo che mangerò. Cosa fai? No, poverina. Beh, sembra tu stia mangiando. Ok, torno al mio pranzo. Buon appetito. Oh, c'è mancato poco. Tranquilla, tartina. Non ti avrai mangiata. Sei tartina, la mia tartarughina. Ah, puzza peggio dei miei calzini. Addio, bleh. Oh, un topolino si mangia il formaggio. Che carino. Scommetto che ha bisogno di una casa. Mi prenderò io cura di te, piccolino. Attenzione, sto arrivando. I topi sanno guidare adesso. No, sto guidando io. L'ho trovato vicino alla spazzatura, adesso è nostro. Ah, il sole è così forte oggi, potrò abbronzarmi bene. Ma devo rimanere idratato? Sì. Ah. Oh no, hai finito la tua acqua. Ne vuoi un po'? Sono un bravo padrone io. Siamo due amici al sole. L'hai già finita! Se insisti. Meno male che ho portato la bottiglia grande. E adesso? Non può essere! Questo è tutto ciò che mi rimane. O forse no. Ho in mente di fare una cosa straordinaria. Comincio con il legno e metterò del biadesivo qui. Poi attaccherò del legno in questo modo. Quindi lo capovolgerò. E adesso ecco l'acqua. Vedi questo velcro adesivo? Terrà la bottiglia sopra la ciotola. Ecco! Ho quasi dimenticato il tappo. Lascerò che l'acqua scorra. Ti piacerà, cagnolino? Ah, è perfetto per una giornata calda come questa. A te! Wow, conservane un po' per il pesce. Ah no, come vuoi. Non badare a me. Oh, accidenti! Qualcuno ha visto il mio piccolino! L'hai visto? È questo qui! Per favore, prendine uno! E dillo a tutti i tuoi amici, grazie! Torna a casa da me! Oh, a te non succederà mai. Devo subito aggiungere altre medagliette, sì. Aspetta. So io cosa fare. Vedi questa carta forno? Userò la colla a caldo per fare una pallina al centro. Quindi aggiungerò una medaglietta di carta proprio qui.
Adesso metterò altra colla. Non avere paura di mettercene un bel po'. Adesso lo lascerò ad asciugarsi e metto un altro pezzo di carta forno sopra. Premo per bene ed è pronta, e cioè quasi. Ta-da! È perfetta adesso. La metterò su un moschettone e poi sul collare. Adesso non ti perderai. E se dovesse succedere, chiameranno questo numero subito. Adesso vai a giocare. Oh, sei così peloso e carino, ti adoro. Oh. Jared, facciamo festa stasera. Ci sto. Aspetta, sul serio. Faremo un macello. Wow! Uh-huh! Sarà epico! Ehi, siamo fighi o cosa, eh? Le ragazze ci salteranno addosso, andiamo. Aspetta, signor Buff. Fermati. Che c'è? Non voglio lasciarlo tutto solo. Dai, può venire, giusto? Aspetta, può entrare nello zaino. Intanto faccio un taglio. Perfetto. Adesso aggiungerò un pezzo di catena così. Ecco. E ora per la parte ritagliata. Che ne pensi, eh? È meraviglioso! Ti piace, signor Baffo? Entriamoci dentro! Woo! E adesso andiamo a divertirci! Woohoo! Sei pronto per la festa, piccolo? A loro piacciono i cani, giusto? Ehi, che si dice? Sei pronto a fare festa? Aspetta di vedere il regalo che ti ho fatto! È nella mia macchina! Oh, oh no! Che c'è? Il pavimento! Non ci posso credere! Porta quel cane fuori di qui! Accidenti, non andrà a finire bene! A meno che il palloncino diventerà uno stivale per il cane! Ah! Eccoti, piccolo mio! Stai benissimo! Occhio al fango, eh? Possiamo toglierli adesso! Chi è il più bravo di tutti? Buon compleanno, frate! Oh, no, 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 no! Guarda, zampette pulite! Vedi? Divertiti, piccolo! Sai che amo i pavimenti puliti, no? Ehi! Sono passato a trovarti! Vuoi una patatina? Me lo tieni? No, non lì! È rimasto solo un posto! Visto che a te non piacciono i topi... A proposito di topi, dove è finito il mio? Ah! Volevi farmi uno scherzo o cosa? Scusami! Ma dove lo metto? Ehi, ho avuto un'idea! Cominciamo! Piegherò la bandana in questo modo. Ora prenderò queste estremità e le legherò insieme. Perfetto! E questo è tutto! Ehi, guarda un po'! È una piccola amaca per il topo. Credi che gli piacerà? Adesso non devi più tenerlo in mano. Mettiti comodo! Ora possiamo mangiare! Alex? Che c'è? Che cos'è? È per te! Un nuovo amico topo! Ho pensato ti sarebbe piaciuto! Non ha dove sedersi! Forse possiamo creare qualcosa. Guarda e impara. Questo poppet fungerà da base. Poi incollerò questi tubi sopra.
Metteremo i tubi intorno ai bordi e lasceremo uno spazio tra l'uno e l'altro. Ci sono quasi e l'ultimo va qui. Poi metterò un altro poppet sopra. Vedi quello che vedo io? È una piccola gabbia per topi! Penso che gli piacerà. Sembra a suo agio, papà! Sì, ma io non pulirò la cacca. Che bel coniglietto! Ma potrebbe essere ancora più carino. Manca poco. Wow, ha funzionato! Come sei bello! Tu verrai con me. Ok, tocca a me. È ora che tu cresca. Ma prima voglio farti luccicare. Wow, sei adorabile! Saremo migliori amici. Andiamo! Questa sarà la tua stanza. È un po' vuota, ma questo cambierà presto. Eh? Che ci fai tu qui? Questa è la stanza del mio coniglio. Non esiste, è nostra. No, non credo proprio. Ho detto no. Non credo che tu capisca. È nostra. Non vuoi proprio cedere, eh? No, non cederò. Allora tu rimani dalla tua parte e io dalla mia. E non osare oltrepassare questa linea. Oh, puoi stare tranquilla, ho di meglio da fare. Da dove iniziamo? Mi serve un po' di ispirazione. Wow, guarda che casette! Vorresti qualcosa di simile? Che ne pensi? No? Sì, beh, non piacciono nemmeno a me. Questa sì che mi piace! L'adoro! E piacerà anche a te! Ho così tante idee! Voglio farti un palazzo reale! Sarà fantastico! E tu sarai così felice! Guarda in quanti sono venuti per vederci! Ma che fa? Deve tornare alla realtà! Ehi! Che cavolo! Mi ero un attimo persa. Andiamo, Coco. Abbiamo molto da fare. Andiamoci da fare. Mi servono prima dei materiali. Oh, com'è pesante. Credo che forse dovrei tipo tagliarlo. Ho i miei attrezzi, ma... Aspetta. Ma Claire che fa? Chi se ne frega? Ho troppo a cui pensare. Per questo lavoretto l'attrezzo perfetto. Il mio dito che spara una luce laser. Un gioco da ragazzi e non ho versato nemmeno una goccia di sudore. Wow, è stato divertente. Che bella sensazione! Martellerò la vite nel legno. Non male, direi. Prendi questo e questo. Ma che succede laggiù? Adesso ci vuole un po' di colore. Ottima idea. E io ne ho tantissimi tra cui scegliere. Ehi, Lulu, vieni qui. Che colore ti piace? Forza, scegliene uno, aiutami. Sì, piace anche a me. Hai dei gusti davvero eccellenti. Ora però dipingiamo. Che bel colore! Ci starà benissimo! Il blu è così rilassante! Userò questo rullo per applicarla! Voglio che lo strato sia del tutto uniforme! Come mi sto divertendo! Wow, metterò queste palline nella casetta! Sta venendo uguale all'immagine! Aggiungerò anche della paglia! E alcune decorazioni! Wow, mi piace! Che bella casetta! E che bella fiamma! Abbiamo quasi fatto! Voglio che sia super accogliente. Manca una sola cosa. Spero ti piaccia. Ci siamo impegnati così tanto. Lulu, sentiti come a casa tua. Sembra così confortevole. Sembri così felice, meno male. Mi sto per commuovere. Eh? Ma guarda cosa ha messo. Questa è la migliore casetta di sempre. Sì, beh, farò una scritta anche io. E la metterò qui. Ehi, Claire, guarda adesso. Per favore, non c'è paragone. Lulu, ti piace? Ho qualcosa per te. È un osso. Lo metterò qui. Ehi, Hazel, qualcosa non va. Ho preso un giocattolo per Coco. So che le piacerà. Aspetta. Guarda cosa ho preso io. Lulu si merita solo il meglio. Non puoi competere. Lo dici tu. Io ho questo. E ci sono anche delle prelibatezze. A Coco piace sgranocchiare durante il giorno. E pensi che quello sia figo? Guarda questo, è una zampa di gallina gigante. Ma chi se ne frega? Io ho delle carote. I conigli adorano le carote. Lulu, eccoti qui. Questa è per te, Coco, prendila. Ti riporta la palla. Brava, sei così intelligente. Anche Coco lo sa fare. Guarda. Forza, Coco, così. Riportamela.
Aspetta, dove stai andando? Deve ancora affinare le sue abilità. Non l'ho mai visto, che buffi! Sì, guarda questa. Ora ti faccio vedere. Aspetta, ma è una ciotola per l'acqua. La voglio pure io. Eccoti, Coco, avrai tanta sete. E qui c'è tantissima acqua. Bravo, coniglietto. Oh, ti piace? Guarda cosa ho io. È una fontanella che si attiva con un tocco. Beh, con una zampa. Wow, funziona! Non è fantastica? Aspetta, ho un'idea. Credo che dovremmo fare uno scherzo a Hazel. Lulu, stanne certa che ti piacerà. Oh no, non funziona! Eh? Claire, che hai? Non funziona più! Quindi? Perché lo dici a me? Che vuoi che io faccia? Mi aiuteresti? No! Per favore, fallo per Lulu! Ah, come vuoi. Non riesco a capire. Non so cosa fare, mi dispiace. Guarda più da vicino. Ah, ok, ma non credo che possa servire a qualcosa. No! Ma fai sul serio? Oh, forse non avrei dovuto. Già! No, non posso credere che tu l'abbia fatto. Sei veramente tremenda. Io mi sono divertita e così ti dai una calmata. Ah, adesso possiamo rilassarci. Lulu, tu che ne pensi? Oh, vuoi le coccole? Nessun problema. Che ne dici di un bacino? Coco, hai fame? Ma cos'è? Non ho mai visto una cosa simile. Vediamola da più vicino. Fiu, che giornata. Dopo tutto quel duro lavoro sono così stanca. Coco, lo sei anche tu? Ma già dormi? Ma cosa sarà? Voglio prendere uno di quei cosi. Prenderò questo. Wow, sono delle planimetrie. È davvero figo. Peccato che non ci capisca niente. Ma Claire che fa? Voglio capire meglio. Ok, credo di sapere cosa fare, ma avrò bisogno del tuo aiuto, Lulu. Sei pronta? Ma cos'è? Sembra interessante. Beh, in realtà non lo è. Aspetta, hai oltrepassato la linea. Spostati. Ma dici sul serio? Sì, vattene. Ora va meglio. Dunque, ma allora che servono quelle planimetrie? Non sono affaracci tuoi. Sai che c'è? Oggi mi sento generosa, prendine una. Te ne prenderò una io. Voglio prenderne una complicata. Ah, le darò questa. Wow, grazie Claire. Buona fortuna ti servirà. Sono troppo maligna. Ehi, non guardarmi in quel modo. Che c'è? Cavoli, ma volete tutti fare i perfettini? Vediamo un po'. Ma cos'è? Non ha alcun senso. Oh, forse se inizio e basta, pian piano ci caperò qualcosa. Beh, tanto vale provare, non sarà poi così difficile. Ok, non male direi. Ah, devo martellare di nuovo delle viti. E infilati! Se solo avessi qualcos'altro da usare. Ma ho quasi finito. Wow, ho realizzato una specie di scatola. Credo che sarà più carina con uno strato di vernice. Proviamo, dai! Aggiungerò dei cuscini per renderla più confortevole. Ah, la tenevo sotto sopra. La metterò qui per terra. Ora mi devo prendere delle misure. Voglio essere precisa. Penso di aver finito. Per prima cosa creerò la struttura. Ora ho un'idea di come verrà. Posso usare questo trapano per fissare i pezzi insieme. Mi piace questo attrezzo. Rende tutto più semplice. Devo togliere la segatura. E ora aggiungerò del tessuto intorno alla struttura. Questo sarà il tetto. Ora aggiungerò un tappeto a terra. Mi piace il risultato. Ma ancora qualche piccolo dettaglio e farò una piccola magia col fuoco. E un nuovo abito sia. È così rosso e comodo. Lo so, sto troppo bene. Proviamo la nostra creazione. Oh, ciao, ti piace quello che ho realizzato? Che cosa? Ma come? Non è giusto! Ma quello lo hai fatto tu! Quel coso così minuscolo? Oh, almeno ci hai provato! Non mi servono le planimetrie, farò una piccola magia! Mi piace! Com'è confortevole! Eccoti qua, Coco, è il tuo nuovo lettino! Ok, e io che mi sono impegnata così tanto! Ora sono rimasta sola! Magari se facessi un pisolino! No, sono troppo scomoda! Mi servirebbe un altro po' di questo cuscino! Claire dorme! È la mia occasione, devo fare piano! Nessuno deve capire che sono stata da questa parte!
Ah, dorme come una bimba. E sembra così comoda. Ah, come sto bene. Coco, eccoti una carota appena colta. Non la vuoi? E adesso che facciamo? Ehi, Lulu! Huh? Che c'è? Hai fame? No, oh, mi dispiace. Ok, dammi un attimo. Dovrebbe piacerle. Eccomi! Oh, ma qualcuno mi sta chiamando! Ma dai, è Miles! Pronto? Forza, Coco, è sana e gustosa! Cosa? Non può essere! Sei troppo forte! Stasera devo trovare qualcosa da mettere. Spero che mi porti in un luogo costoso. Beh, immagino che Lulu dovrà aspettare un bel po'. Eh? Ma che fai? Aspetta, ora so cosa fare! Aspettami qui! Mi serve un bel bicchiere di carta e poi un pennarello nero. Disegnerò un coniglio. Oh, che carino! Assomiglia a Coco! Farò le guance con un pennarello blu e aggiungerò i baffetti. Anche dall'altra parte. Ora mi serve una gruccia. E altri conigli. Userò uno spago per attaccarli alla gruccia. E ci ho aggiunto anche delle verdurine. Ehi, Coco! Come? Viene anche Lexi? No! Oh, credo di aver bruciato la cena! Mi dispiace, Lulu! Lo so, il coniglio si sta pappando tutto, mi dispiace. Stai tranquilla, Lulu, ci penso io a te. E questa volta non sarà nulla di bruciato, almeno lo spero. Ehi, qualcuno ha ordinato del cibo! Cosa? Immagino sia tuo! Ma chi l'ha ordinato? Buona cena! Immagino sia meglio dei pasti che cucina Claire, almeno Coco sembra felice. Ok, proviamo di nuovo. Cosa? Ma da dove arriva quel cibo secco? Penso che qui c'è lo zampino di una sola persona, tu! Non penso proprio! Ma è venuto uno a consegnare del cibo, ma Lulu aveva il telefono! E io ti aspetti che creda che abbia telefonato Lulu! Chi vuoi prendere in giro, Hazel? Lo sai che sta bruciando la cena, vero? Ci penso io! Ci rinuncio! Ordinerò una pizza! Per me va bene! Ma dai, ancora ti vesti così da sfigato? Lasciami in pace! Allora, che vuoi fare oggi? Non saprei! Aspetta, guarda qui! Un gatto in omaggio, ma no! Oh, guarda quanto è adorabile! Vieni qui, bel gattone! Ma non sei il più bello, sì che lo sei! Sveglia! Non prenderemo quel gatto! Ti prego, me ne prenderò cura io! Ma se non sai prenderti cura neanche di te stesso! Ti prego! Ah, va bene, ma lo pulisci tu e tutto il resto, ok? Mindy, vuoi accarezzarlo, dai! No, non mi piacciono i gatti! Oh, guarda quel cane! Se tu prendi un gatto, io prendo un cane, oh sì! Benvenuto nella tua nuova casa, Rover! Guarda quei due sfigati laggiù! Mimi, non darle retta! Siamo un team vincente! Questo è il giorno più bello di sempre! Oh no, mamma! Dobbiamo nasconderli! Buongiorno, ragazzi! Che fate di bello? Ma cosa avete preso? Ho come un pizzico al naso e ho un attacco allergico! Forse sappiamo perché! Di ciao a Mimi! E anche a Rover! Non è carinissimo? Conoscete le regole, niente animali qui! Metto questo per rinfrescarvi la memoria. Non le voglio in casa. Ma non è giusto. Mimi, è stato bello. Odio dirti addio. Non ti dimenticherò mai. Dai, dacci un taglio. Tu, Rover, non vai proprio da nessuna parte. Ti terrò qui in casa. Ok, riproviamoci. Ma che fai? Torna qui! Forse posso camuffarti? Insomma, somigli un po' alla nonna. Vediamo. Ehi, cerco di fare del mio meglio! Mimi, che stai facendo? No, non andare, ci sono così tante cose che devo dirti, non rinuncerò mai a te! Aspetta, ho avuto un'idea! Ti costruirò una casa nuova tutta per te! Così potrai stare qui! Tranquilla, non ci vorrà molto! Userò queste vecchie scatole di scarpe! Un'altra ancora! E basta, mi sa, sembra ok! Poi sul retro appendo un lenzuolo così. Wow, niente male davvero! Ti piace, Mimi? Aspetta, non ci sono le pareti, non ci avevo pensato. Ma so come rimediare. Fidati di me. Guarda qui, eh? Molto meglio, che ne pensi?
Che spettacolo patetico. Ma l'idea non è male, devo dire. Forse posso costruire anch'io una casetta per te. Una bella casetta comoda per te, te la meriti. Ma che... Wow! A quanto pare abbiamo dei vicini. Dobbiamo fare i bravi. Che hai da guardare? Non sembrano molto amichevoli, pazienza. Non è piacevole, tesoro. Niente batte un bel massaggio. Oh, Justin mi sta chiamando. Devo rispondergli. Avevo scordato il nostro appuntamento. Ciao, Justin. Mi sto preparando. Ok, a dopo allora. Ciao, ciao. Oh, devo sbrigarmi. Ho tutti i peli di cane sul top. Non posso uscire conciata così. Ce li ho dappertutto. Che fastidio. Volevo uscire vestita così. Oh. Dovrò cambiarmi per forza e in fretta anche. Ah, così va meglio. Ehi, che cosa avete da giudicare? Sto comoda. Come farò col mio piccolo Rover? Non posso lasciarlo a Chris. Ci sono, so cosa fare. Devo prendere giusto qualche vestito. Così va bene. La mia giacca di pelle o l'orrenda felpa di Chris? Vada per l'orrenda felpa. Mi serve anche qualche sua t-shirt. Imbottisco per bene la felpa così. Dovrebbe bastare. Posso usare anche questo teschio. Lo metto qui nel cappuccio. Ecco il mio nuovo dog sitter. Ehi, Rover, vieni qui, bello. C'è qualcuno che voglio presentarti. Questo scheletrino ti terrà compagnia mentre esco con Justin. Tranquillo, non morde. Parlo di Rover, eh? Mettiti a tuo agio. Ciao, Justin, devo rimandare, ho un'emergenza. Chris si è spezzato un'unghia. Sei la mia migliore amica, Mimi. Mi piace un sacco coccolarti, hai il pelo così morbido. Oh! Ehi, aspetta, fermati! Oh, questa non ci voleva, mi hai inzuppato! Tranquilla, quando scappa scappa. Però devo cambiarmi, non posso mica andare in giro così. Meno male che non hai fatto altro. Meglio cambiarmi subito. Sì, proviamo, allora. Ehi, ma dove sono i miei vestiti? Sono spariti, adesso che faccio? Oh, c'è soltanto una cosa da fare. Dovrò indossare quelli di Mindy. Beh, non che mi stiano male. Ehi, Mimi, ti scappa di nuovo? Aspetta, ho un'idea. Ecco fatto. Ti ho costruito un bel bagno. Vedi, adesso hai un bagno tutto per te. Hai finito? Ricorda di lavarti le zampette. Sono fiero di te. Lo senti, Rock Rover? No, dico, senti che ha solo di chitarra! Woohoo! Sembrano spassarsela quei due. Dobbiamo divertirci un po' anche noi, Mimi. Che ne pensi? No, la musica non ti piace, vero? Fa niente, troveremo qualcos'altro. L'importante è che ci divertiremo, ma dove va? Vorrei che fossimo come Mindy e Rover. Ma Mimi proprio non mi dà confidenza, Rover invece è così a suo agio. Ci sono, devo mettere a suo agio anche Mimi! Ci vorrà un po' di shopping online e deve essere il regalo perfetto per lei. Vediamo che c'è di bello. Trovato! Oh, perfetto! Quanto costa però, a meno che... non paghi la mamma! Ciao mamma, quanto sei bella oggi! Grazie caro! Mi chiedevo se potessi avere qualche soldino in più oggi. Oh, non so, $2000? Mi prendi in giro? Bello scherzo! Mi serviva una risata. Davvero? Sapevo avrebbe funzionato. Fammi controllare. $2000? Sei impazzito forse? Non ho mica soldi da darti, vedi? Vedo, quindi è un no. Immagino che dovrò di nuovo arrangiarmi. Ma non mi viene in mente nulla. Aspetta, il raccoglitore di mamma. Proprio quello che mi serve. Speriamo che non ne abbia bisogno. Scusa, mi serve questo, dopo ti spiego. Ciao, ciao! È ora di mettersi al lavoro. Wow, certe volte mi sorprendo da solo. Ho costruito una casetta per Mimi. Manca ancora qualcosa però. Così va meglio. Wow, fantastico. Mimi, vieni un po' a vedere. Wow, che rapidità. Vuol dire che il mio regalo ti piace, sembri felice. Ah, quanto ti voglio bene. Non so che fare, mi annoio a morte. Qualche idea, Rover? Ah, ho io un'idea! Andiamo a giocare! Piglia, Rover! Dai, su! Ok, non male, diciamo. Che altro possiamo fare? Wow, patetico a dir poco! Non ti piace lo sport, capisco.
Forse ti piacciono di più i piccoli piaceri della vita? Che ne pensi di questi? Visto? Che te ne pare? Dai, Rover, mi serve il tuo aiuto! Ho esaurito le idee. Ok, proviamo con questo, magari? Abbaia una volta per dire sì e due per dire no. Oppure stai lì e continua a ignorarmi. Mi stai complicando le cose. È frustrante. Poi mi chiedono perché mangio troppo. Non sono le mie patatine, è cibo per cani, che schifo! Che c'è? Oh, vuoi fare merenda? Mi è venuta un'idea, divertiamoci! Ok, tutto pronto! Dai, giochiamo a filetto, vieni, scegli uno snack e io farò il segno nella casella. Ottima scelta! Metto un cerchio qui, allora. Tocca a me, scelgo questo. Tocca a te adesso. Sicuro, sicuro? Ok, decisione tua. Ah? Che sta facendo Mindy? Che carino! Io scelgo questa. La partita si fa attesa. Pensaci bene. Hai vinto tu! Ma che bravo cane! Ottimo lavoro, ma adesso voglio la rivincita! Io ce l'ho fatta! Vieni, principessa Baffetta, sono riuscita a portarti al cinema! Ah, che bello, adesso guarderemo il film insieme! No, spiacente! Non sono ammessi animali qui in sala. Ops! Salve, ecco il mio biglietto. Ma che sta facendo? Dorme? Oh, il mio biglietto? Non può entrare con quello. Non sono ammessi animali qui. Ma non è mica un animale. Oh. Wow! Basta un insettino per farlo svenire. Il prossimo! Forza, si va in scena! Salve! E quello sulla testa che cos'è? Fa nulla. Aspetta! L'ho visto muoversi! Che cosa ha lì in testa? Questo è soltanto un cerchietto, vede? Se lo dice lei, va bene. Sì, giusto in tempo. Oh no? Charlotte, dove sei? Ah! C'è un ragno enorme sul pavimento! Oh no, mi ha presa! Aiutatemi! Aiuto! Il mio biglietto. Non sapevo che ci lavorasse un ragno qui. Oh no, sta tornando! Ops! Alto là! Spero non abbia portato animali. Io? No, no, assolutamente no! Ottimo, biglietto, prego. Aspetta un attimo. E quella chi è? Non passa certo inosservata. Il mio biglietto! Wow, sembra una dea. È un amazzone. Passa pure se vuoi. Wow, come posso aiutarla? Il mio biglietto. Grazie! Il prossimo. Io? Ma le ho già dato il biglietto. Lo ha distrutto in mille pezzi, vede? Niente biglietto, niente film. Wow! Spostati e fa sedere qui quella bella signorina. Ah, ma che maniere! Guarderò il film da sola. Scusa, tiro fuori il mio amichetto. Eccoti, Amleto. Vuoi guardare il film con me? Oh, guarda! Ha un criceto carinissimo! Oh, ciu ciu ciu! Me lo fai tenere?
Ma certo, tieni. Quanto è carino e morbido! È proprio un batuffolo! Lo adoro! Wow! Ne hai un altro con te! Mi dai anche quello? No, no, lei resta con me. È la mia preferita. No, voglio anch'io un criceto tutto mio. Ah, sei così soffice e carina. Ehi, mettiamoli vicini. Due volte più adorabili. È il miglior film di sempre. Oh, guarda come si pulisce. Sì, ho incollato il mio biglietto. Oh, oh. Oh, ecco. No! Oh. Ok. Non ha qualche animaletto, vero? Controlli nella mia borsa se vuole. Dai che entriamo, lucertolina. Oh no, niente animali in sala. Devo inventarmi qualcosa. Ok, dovrai nasconderti sotto la mia maglietta. Ehi, mi fai il solletico! Basta, sta ferma! Così ci farai beccare! Tutto a posto, biglietto, prego. Oh? Ma che cosa le prende? Basta, fermati! Strano. Lei può entrare, vada pure. Salve! Chiedo scusa, è che sono così agitata. Ha qualcosa che non va, che non riesce a stare ferma? Io ballo quando sono agitata. Ma va? Divertente. Ma certo, chi non ama ballare? Oh, adesso mai più! Wow, se n'è andata. Ok. Adesso puoi uscire. Ottimo lavoro, piccola. Godiamoci il film. Oh, biglietto, prego. Sì, tutto a posto, entri pure. Oh, prego, passi avanti. Grazie tante, ecco il biglietto. Torniamo al prossimo spettacolo? Sì. Qualcosa non mi torna qui. Non è che nasconde qualche animale, vero signorina? Sta scherzando! C'è il mio bambino qui! Il suo bambino... Oh no, che sta facendo? Ecco a lei! Per il bambino! E tantissimi auguri! Mi faccio accarezzare! Non si tocca. Grazie. Adesso entro per guardare il film. Tieni, ti regalo un orsetto. Sì, ce l'ho fatta. Wow, ma che carino. Guarda che batuffolo pelosetto. Anche lui voleva guardare il film. Perché lui è un bravissimo ragazzo, vero? Ah, sì che lo sei! È così carino! Il film più bello di sempre! Meglio dare una sistemata al mio sensore. Oh, che inquadratura perfetta! Resta ferma così! Abbiamo una regola. Nessun animale può entrare. Sto solo scattando foto. Posso farne una a te? Oh sì, perfetta, bellissima! Una posa più bella dell'altra. Dovresti fare proprio la fotomodella, sai? Che ne dici di mettere via il sensore? Ecco, vedi, è molto meglio. Wow, stupenda, sei venuta benissimo. Dici davvero, oddio, passa pure. Un attimo, dov'è il mio sensore? L'ho fatta franca, pare proprio di sì. Esci pure fuori, Gilly! Finalmente fuori da qui!
Chi è il mio bravo gecchino? Sei il più carino. Ma è una lucertola? No, non fa per me, grazie. Non star là ad ascoltare, Gilly, sei bellissimo. Eccoti qui, mettiti pure comodo. Gilly, dove ti sei cacciato? Gilly? Forse dovrei rifarmi la manicure. No. Ma cosa? Però che noia questo lavoro certe volte. Oh, arriva qualcuno. Accidenti, che pettinatura spettacolare. Chissà quanto ci hai messo dal parrucchiere. Ah, dimenticavo, qui non entrano animali. Devo controllarti. Avrai mica qualcosa nascosto lì? Non so, mi suona sospetto. A quanto pare sei pulita, vai. Quei capelli comunque erano strani forti. Chissà se potrei mai farmeli così. Mi sa proprio che l'ho fatta franca. Eccoci qui, vieni da mamma, caro ovetto. Wow, sembra che tu stia per schiuderti. Non vedo l'ora di vedere che cosa succede. Straordinario! Un cucciolo di drago. Adorabile. Oh no! Attenzione! Correte, mettetevi in salvo! Sarà meglio anche per te. Ah, forza! Te la vedrai con me! Sapete una cosa? Dovrebbero pagarmi di più. Forza, Teo, andiamo a procurarti del cibo. Aspetta, tu alto là, torna indietro. Dove credi di andare? Qui gli animali non possono entrare. Ma come, neanche un carinissimo gattino? Non ci provare, non funziona. Ma che tipo, mi ha anche fatto la linguaccia. Mi sa che devo fare la spesa. Hai un animale con te? Nascondi qualcosa di peloso, piumoso o squamoso? Stai nascondendo qualcosa sotto il cappello. Ah, un serpente! Oh no, grazie. I serpenti di certo non possono entrare qui. Via, tutti e due. Forse potrei... Ma sì! Oh, che male il mio povero braccio. Sì, come no, secondo te ci casco? Non riuscirai a nascondermi il tuo animaletto. No, per favore, mi fa malissimo. Oh, chiedo scusa. Va bene, entra pure. Accidenti, povera ragazza, chissà che male. C'è cascata in pieno. Vieni fuori, striscetta. Adesso siamo al sicuro. Che bravo serpentello! Ma quello è un serpente? Proprio non mi vanno a genio. Cos'era quel tonfo? Niente. Nessuno può farla franca con me! Ehi, come andiamo? Oh, quel tuo coniglietto è un amore! Ma qui non entra. Nessun coniglietto può entrare qui. Quindi prendilo e vattene via. Va bene, tranquillo, piccolo. Ah, sono insuperabile. Ciao, sono tornata. Niente coniglio stavolta. Non sarà mica qualche trucchetto? Fammi guardare qui. Fa vedere quel pallone. Va bene, ma fai attenzione, ok? Vediamo. Tutto a posto, posso entrare adesso? Sì, va bene. Eccoti il pallone. Vai pure. Oh, ci è mancato poco. L'importante è avercela fatta. Esci fuori, piccoletto. Sei il coniglietto più perfetto al mondo. Non ti ha trovato, visto? Dai su, esci. Fatti prendere in braccio, sei il coniglietto più bravo. Guarda come fai con quel nasino. Ok, imbottiamoci le guance. Ho una cliente. Salve, sono qui per fare spesa. Va bene, ma abbiamo una regola. Niente animali. Ma io non ho animali. Allora tutto bene, puoi entrare. Che fatica, ma ce l'ho fatta! Devo solo mandare giù i marshmallow. Non c'è nessuno in giro. Vieni fuori, palla di neve.
Sei proprio un bravo cagnone. Che ne dici? Questa la compriamo? Buona idea, vero? Hai ragione. Forza, tartarughina, andiamo. Vedi, sta dormendo. Passiamo in punta di piedi, che dici? Sei pronta? Andiamo. Schivala. Una tartaruga, niente animali qui. Ok, ok, va bene, niente animali. Oh, che caratteraccio. Ma aspetta, forse ho un'idea. Basterà rimpicciolirti col mio raggio. Reggiti forte, tartarughina. Oh, quanto sei piccola e minuscola adesso. Piccola, piccola. Oh. Forza, entriamo. Resta ferma lì nella mia tasca. Tentativo numero 2. Possiamo entrare adesso? Non avevo appena cacciato via te e la tua tartaruga? Sì, ma come vedi l'ho mandata a casa, sono solo io. Va bene, puoi entrare. Sì, ha funzionato. Vieni fuori, tartarughina. Qui ci vuole un selfie. Siamo migliori amiche noi due. Un bel sorriso. Con me di guardia nessuno può... Ups, tutto a posto, nessuno mi ha visto. Ok, fai finta di nulla. Alt, devo controllare se nascondi animali. Sai una cosa? Alt, te lo dico io. Guarda un po' che cosa ho qui. Ops, deve essere qui da qualche altra parte. Dicevo, ferma. Hai un distintivo? Ma non mi dire. Oddio! Già, farai bene a rigare dritta con me. Oh, è un vero onore incontrarti. Ma che maleducata, fammi sputare la gomma. Ecco, prego, benvenuta nel nostro negozio. Accidenti, è la prima volta che arrivo all'ispezione. Sì, il mio travestimento ha funzionato. Eccoci qui, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È incredibile che abbia creduto a quel distintivo finto. Ma adesso fate i bravi, eh? Adoro questa canzone. Ferma lì. Devo controllare se nascondi animali. Vediamo che c'è nel tuo zaino. Niente di niente, che noia. Ok, ti scannerizzo allora. Girati. Oh no, il mio travestimento. Eh? Che sta succedendo alla tua faccia? Sai cosa? Non sono affari miei, va pure. Oh, per un pelo. Niente male il travestimento, ma non mi serve più. E tu sei stato bravissimo, insettone. Signore, ha dimenticato lo zaino. Ehi, ma tu non sei un signore. Torna qui. È l'ultima volta, non te lo spiego più. Pronto? Ok, il bocconcino è sotto questa tazza. Capito? Trovalo. Mi raccomando, fa attenzione. Sotto quale tazza è nascosto? Chissà. Devi scegliere. Vediamo se sei fortunato. Molto bene. Ma se avessi scelto l'altra tazza, tanti bocconcini. Che sciocchino. E che faccia. Ah! Non faccio altro che pulire. Non finisco mai. Faccio una pausa. Andiamo, cucciolo. Ciao. Ehi, mamma. Torniamo al lavoro. Aspetta. Ho appena lavato. Ed è di nuovo sporco. Incredibile. Che giornata. Matthew? Oh, non sembra promettente. Che c'è? Il pavimento. Cosa? Oh, giusto. Scusa. Ne ho abbastanza di pulire ciò che sporchi. Erano solo impronte. Non è così grave. Ora capisci come mi sento. Sei così adorabile. È stato un duro lavoro. Ma ho finito. Guarda, un palloncino.
fantastico! Credo sia rotto. Non si gonfia. Che imbranate. Non è difficile. Non lo voglio più. Prendilo. Provaci tu. I palloncini sono per bambini, ma va bene. Guarda, è semplice. Aspetta. Ho un'idea. Il palloncino me l'ha rubato. Per evitare le impronte, prendi un palloncino e tagliane il collo. Nuovo giorno, nuove pulizie. Ehi, mamma? Oh, vorrai sporcare di nuovo? No, non stavolta. Carine. Queste non ci servono più. Vai pure, cucciolone. Elegante e pulito. Mi preoccupo sempre, ma è proprio intelligente. È l'ora di una lunga doccia. Oh, tu che ci fai qui? Scendi da lì. Non sono la tua cuccia. Forza, spostati. Quel cane dormirebbe ovunque. Non posso usarlo. È pieno di peli. Che schifo. Che giornata. Non vedo l'ora di dormire. Scherziamo? Cattivo cane. Sciò, questo è il mio letto. Ed è pieno di peli. Non finiscono più. Non mi sento a mio agio così. Meglio mettere altro. Ancora? Ma perché fai così? Ma non posso arrabbiarmi con te. Sei un bravo cane. Ma non devi lasciare peli ovunque. Sai che forse mi è venuta un'idea. Potrebbe funzionare. Stendi una vecchia felpa su una superficie piana e cuci lungo il petto. Ehi, che velocità! Taglia il filo in eccesso. Dopodiché prendi un cuscino e inseriscilo nel maglione. Cuci la parte inferiore, bloccando il cuscino. Poi metti dell'imbottitura nel collo. Imbottiscilo per bene. Fa lo stesso con le maniche, riempile fino all'orlo. Poi metti della colla sui polsini e incolla le maniche insieme. Ecco una cuccia per il tuo animaletto. Wow, fantastica e molto comoda. La metto qui. Forza, ho fatto questa cuccia per te. Bellissima, vero? Oggi è un giorno speciale? Ok, cos'altro devo fare? Ah, devo ancora prendere il regalo. Come ho fatto a dimenticarlo? Ho rovinato tutto. Potrei comprare qualcosa adesso? Non credo. Oh, ma guardati! Sei bellissimo! Proprio carino! Devo fare qualcosa! Ma cosa? Ehi, mi sta bene questa maglia? Assolutamente no! Dici? Non mi valorizza gli occhi! Aspetta! Cosa? Ho un piano! Ehi! Ma che hai addosso? Non hai visto nulla? Contento lui! Questa è perfetta! Metti un cartoncino quadrato sul tavolo. Con un cacciavite fa dei buchi agli angoli. Poi infila un pezzo di metallo nei fori. Così. Fissalo con lo scotch. Blocca il centro con altro scotch. Stendi la maglietta sulla struttura e mettila in posizione. Piega le maniche e usa il collo come porta. Una casetta carina per il mio gattino. Meglio di quanto mi aspettassi. Buon compleanno! L'adora.
casa, dolce casa. Sei così morbido? Ti abbraccerai tutto il giorno. Sei il cane migliore al mondo, vero? Dammi un bacino. Mi fai il solletico. Che schifo. Da quanto tempo sei lì? Non importa. Stai una meraviglia. Non dimentichi qualcosa? Nessun problema. Ma cos'è questa puzza? Sto per vomitare. Ah, il mio profumo non è così male. Che strano. Oh, ma è disgustoso. Non sono io. Quindi... Vieni qui, cucciolone. Cos'hai mangiato? Il tuo alito è disgustoso. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Ok, con questo il tuo alito profumerà. Un po' di dentifricio. Apri bene, i tuoi denti brilleranno. Forza! Perché è così difficile? Sta fermo. Per favore, fallo per me. Va bene, mi arrendo. Ci sarà un altro modo. Trovato. Tagliamo la testa allo spazzolino. Prendiamo un guanto di gomma e mettiamo della colla su un dito. Incolliamo la testa dello spazzolino. Ora sarà tutto più facile. Devo solo metterci il dentifricio. Riproviamo. Ecco fatto. Finalmente abbiamo i denti puliti e l'alito fresco. È stato così semplice. Sei davvero un bravo cagnolone. Sì, che lo sei. Faremmo di tutto per i nostri amici a quattro zampe. Tu quale trucchetto useresti per semplificare la vita al tuo animaletto? Diccelo nei commenti. Condividi questo video con gli amici e iscriviti al canale per vederne tanti altri ancora.